Imma, questa è la cerimonia con Arianna, qua è, vabbè, qua è tutto normale. Cerimonia normale, quindi per possiamo, bambini, possiamo sì. Stare rilassati, tanto non è. Poi qua invece. È nostra consuetudine fare sempre un briefing settimanale, perché così ci rendiamo conto di tutte le cerimonie che abbiamo, delle cose che dobbiamo ordinare, tutte le cose che dobbiamo preparare. Mercoledì ce ne stanno due qua, vedi? Qua di queste due sale ci abbiamo. Sì. Chi vuole il fuoco, chi vuole la carrozza, chi vuole i fiori particolari, chi vuole la torta particolare. Bisogna stare molto, molto attenti. Imma, come è sciudato questo? Che l'hai scordato? Me lo dimentico, direi al principe. Chi è il re al principe? Il re al principe, è una cerimonia, un compleanno qua che dobbiamo fare di San Antonio Abate. Ah, e che c'ha la sala reale? Ehi, la sala reale. Poi come è chiesto? Vado con l'uccello. Come fa con l'uccello? E lui dice che gli piace la cacciagione e vuole mangiare un uccello. Vabbè, Matteo, che problema ci sta? Ci ha chiesto l'uccello, ce lo diamo l'uccello, che problema ci sta? Tu non giovorà, Matteo, sammerà. Ecco. Qua al castello facciamo di tutto. Ma tu hai capito chi è? Re al principe. Non ho capito chi è. Raffaele, questo che fa il parrucchiere qui giù da noi. Sei lo parrucchiere. Ma no, ma quello mi ha invitato. Deve fare una messa solenne, bellissima. Non mi dire che mi fai andare da solo, però tu mi devi accompagnare. Io? Certo. Imma, non ti preoccupare, avviati tu. Io ti raggiungo. Mancano poche ore ai grandi festeggiamenti del principe di Sant'Antonio Abate. Buonasera. Ma Raffaele ha ancora una prova importante da portare a termine. Anzi, due. Prego, Mary, accomodi qua, dai. Grazie. Io penso che Raffaele abbia scelto un abito bellissimo che non ce ne sono in giro. Può scendere pure con uno smeraldo. Eccomi. La faccia amica, mamma mia, che bellezza. Questo è un abito interamente di velluto francese, borchiato con Swarovski e canottiglie tutte ricamate a mano. Ho voluto una cosa molto luminosa, come mi vedo io già nei giorni quotidiani. Mi hai fatto venire un nodo alla gola. Stavi facendo affogare. Perché sei bellissimo. Io personalmente mi aspettavo ancora un qualcosa di più. Questo è un assaggio. E diciamo allora è un aperitivo. Io penso che adesso ci lascerà bocca aperta. Eccolo qua, il re al principe. Che meraviglia. Mo ma sì, adesso sei veramente un principe. Noi abbiamo di base un pizzo che è arrivato dall'Oriente, lavorato con Swarovski di oro, rosso, argento. Ci abbiamo messo quasi 3-4 mesi. Tu interamente fatto a mano. Sei stupendo, Raffaele, dai. Sei stupendo, sei. Sei la fine del mondo. Molto, molto fine, bello. Mi ha colpito quella serie di pietre, no? Tutte quelle pietre preziose, Swarovski, rubino e tutt'altro. Per me è una favola, è stupendo. Siamo riusciti ad accontentarti? No, siete entrati nella mia mente. Era il mio obiettivo. Oltre questo non ci può essere più nulla. Ma immagino abbracciano poco. Sono un marò.